Mi ricordo che ero tanto emozionata e tanto contenta. Essendo figlia di un antifascista, quel giorno si sognava da tanti anni e ci volle una guerra disastrosa dopo la dittatura per liberarsi. La prima volta alle urne non si scorda mai. Nada aveva compiuto 21 anni, l'età necessaria per entrare ai seggi. Per Nella, classe 1921, fu una conquista. Come loro tante altre italiane votarono per la prima volta nel 1946. 70 anni dopo è tempo di bilanci. A Firenze l'ospice GL Toscana, insieme al suo coordinamento donne, ha promosso mercoledì 8 giugno un convegno per mettere a confronto diverse generazioni. Ci sono le giovani del 46, protagoniste della ricostruzione, le ragazze degli anni 70 e 80, in prima linea per le battaglie civili, e le donne di oggi, alle prese con precariato e diritti negati. Ci siamo resi conto che quasi tutti i diritti acquisiti, a cui noi per un pezzo della nostra vita davamo per scontato che fossero certi, come per esempio l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come lo stesso Statuto dei lavoratori, cambia tutto. Piano piano ci stanno rimettendo in discussione tutti i diritti che noi abbiamo fatto. Allora noi, donne dello SPI, perché questo è un convegno fatto dallo SPI, vogliamo continuare a lottare insieme alle giovani, ma per far questo bisogna che le giovani siano consapevoli che quello che era acquisito ora non c'è più. Direi che il risultato che vediamo sotto i nostri occhi in questo momento è un risultato non particolarmente bello e gioioso, perché il problema dei femminicidi, la non osservanza da parte di molti ginecologi del diritto all'aborto, per dire due elementi, e la disoccupazione che colpisce più le donne, e siamo a tre. La figura della donna che viene proposta attraverso i mass media, i mezzi di comunicazione, che sembra veramente di essere ritornati indietro di decenni. Quindi io sono da una parte ottimista, perché accanto a questo ci sono, diciamo, delle forze femminili critiche, emancipate, consapevoli. Da quell'altra parte vedo anche un po' buio, perché credo ci sia ancora veramente tanto da fare. Non si può dare niente di scontato. 70 anni fa le donne furono chiamate alle urne prima il 10 marzo per eleggere 400 sindaci, poi il 2 giugno per decidere tra monarchia o repubblica. Votarono 13 milioni di italiane. Quelle stesse donne rivolgono ora un appello alle ragazze di oggi. Gli dico che vadano a votare sempre, non stiano mai senza votare, perché è un diritto, è un dovere. Ce lo siamo conquistato. Perché tutti insieme si può acquistare qualcosa, da soli non si fa nulla. Socializzare e organizzarsi per diritti, perché i giovani non ce n'hanno punti. Piano piano ce li hanno levati, quelli che si erano conquistati noi con tanti sacrifici.